Mister Maroni, dopo il 0-3 di settimana scorsa, ti sei riscattato un po' come la nostra Inter. Un po' come la nostra Inter, sì. Sì, domenica scorsa è stata una partita strana perché abbiamo avuto l'occasione di pareggiarla più di una volta e il loro portiere ha parato le loro tre palle, tre gol e mi ha fatto una settimana abbastanza incazzata. Tu sei entrato a stagione in corso non qui. Sono abituato. Non sei abituato. A parte qua, so che siamo andati a fare i playoff, però non sono abituato. Però c'è da lavorare. Senti, cosa manca a questo Bruciati qua? Oggi l'ho visto, mi è sembrato abbastanza compatto. Sì, allora, diciamo che all'inizio ci ho messo un po' del mio perché volevo giocare il 3-5-2 e le due partite, tre partite che abbiamo fatto, tutte e tre col 3-5-2, però non ci sono i giocatori per farlo. In settimana ci siamo parlati, giocando a 4 dietro hanno avuto un po' più sicurezza, abbiamo messo due davanti alla difesa e quindi eravamo un po' coperti, non abbiamo mai rischiato. Facciamo fatica a far gol comunque, perché anche oggi abbiamo fatto tre gol, ma facciamo fatica. Senti, manca la cattiveria, che oggi però vedo che ce l'hanno messa. Senti, per quei pochi che non ti conoscono come allenatore e tutto qua, ci parli un po' del tuo curriculum, un po' da dove sei partito? Allora, sono partito a Sanfermo. Primo anno con l'Atlas Sanfermo. L'unico campionato che ha vinto l'Atlas Sanfermo, io giocavo in seconda categoria, allenavo i giovanissimi, abbiamo vinto campionato. Poi sono andato a Cantello con la Juniores, era la vecchia Under 19, Under 21 e abbiamo vinto campionato. L'anno dopo ho preso la seconda categoria, abbiamo vinto campionato seconda, siamo andati in prima, ho fatto 3 anni di prima là, sono arrivato a Bugugiate nel 92 e ho vinto campionato e siamo andati in prima. Da lì sono andato a fare la Juniores regionale a Venegono, un anno, abbiamo vinto campionato. E l'anno dopo sono andato alla Valceresio, a ex Arcisatese, forse il campionato più bello, perché abbiamo vinto il campionato di prima veramente bene, bene, bene. Poi sono andato a Luino con Pilon che me lo sono portato dietro, Luino col Ceresio, ecco un'altra, che sono entrato in corsa con la Ceresio, ma alla prima di ritorno c'erano ancora i due punti, loro erano secondi a un punto e abbiamo vinto il campionato. E quindi ha vinto più di Moria. No, ne ho vinti. Adesso è un po' che non si ricordava più nessuno. Vabbè, c'è stato il Covid. Poi, l'ultimo bello è stato a Quasso, che anche lì abbiamo fatto i playoff. L'unica volta che vincendo il girone di Varese non ci hanno tirati su, poi abbiamo perso a Brescia. Poi c'è stato il Covid, sono stato fermo. L'anno scorso ho fatto un anno con Albertolli a Galarate, un anno favoloso. Il mio amico Nagero e grande Sime. Grande Sime, perché veramente Sime è un grande. Senti, c'è un attore che ti ha ispirato, insomma, uno che dici... Allenatore o... Calcola che io avevo iniziato, quando ho iniziato a allenare c'era Scala al Parma. Nevio Scala, che giocava al 3-5-2. E ho cominciato lì a giocare con... Infatti i campionati li ho vinti quasi tutti con 3-5-2, 3-4-3, quando avevo i giocatori per poterlo fare, tanta roba. E per quello qua io sono arrivato, ho provato, a parte che ci vuole il tempo, io sono arrivato al giovedì. Poi il campo vostro. Campo non, impossibile non, giocare. Non vi aiuta. E io l'anno scorso con Albe a Galarate 3-5-2 è tanta roba, se lo sai fare. Però sul sintetico è tanta roba. Noi lì non riesci a farlo. Ci vogliono anche gli uomini, ci vogliono tre centrali, i due braccini che salgono. Cioè, e poi va fatto, provato. Lì non puoi allenarti su quel campo lì perché è impossibile. Il giovedì siamo andati sulla Bergola, eravamo su in 20 sul campo da 9, quindi vabbè. Però adesso guardavo la classifica, loro mi hanno detto che basta salvarsi, penso che premessa di salvarti sono io che non ho la testa di salvarmi e basta, voglio qualcosa in più, vediamo. Senti, quanto è importante due giocatori che hanno fatto un po' la storia del Bugiato, Massara e Barbati? Tantissimo nello spogliatoio, tantissimo durante gli allenamenti, sono due professionisti in seconda categoria, se quando hai quella gente lì vai lontano secondo me. I giovani devono crescere, però Fiore, Corti, Piras, Michelotti oggi mi è piaciuto davanti alla difesa, bisogna essere più cattivi davanti, Amoruso era 3 anni che non giocava, quindi oggi ha fatto gol, piano piano, vero anche lui è un po' giù. E poi negli anni addietro la Juniores del Bugugiate era zero, adesso invece è qualcosina. Però ieri erano giù in 11. Infatti oggi ho fatto giocare Rubens, che ieri ha giocato la partita di là,
che è bravo, poi vabbè, doppia munizione, domenica sarà fuori. E l'ultima cosa, il fatto di non avere vincoli di giovani ti aiuta poi, mister? Sicuramente, perché quei vincoli dei giovani, prima dovevi mettere in campo i tre giovani e poi costruire la squadra intorno. Adesso hai più scelta, sei più libero di scegliere, logicamente. Invece prima, poi se avevi giovani, tra virgolette, scarsi, non scarsi, però devi averne sei buoni. Se avevi tre bravi, facevi un salto di qualità. Facevi un salto di qualità, però il problema è che se non hai altri tre che poi sostituiscono questi, infortuni, influenza, squalifiche, rischi di giocare qualche partita in 10. Senti, sei stato bravissimo a parlare, mi mandi due vecchietti che abbiamo parlato prima. Grazie. Ciao mister, grazie a te.